Buongiorno a tutti, siamo in visita al Parco Nazionale del Cilento in provincia di Salerno, nel profondo Cilento del Collegio di Agropoli. E oggi siamo la candidata Alessia D'Alessandro e siamo qui in visita istituzionale a visitare il parco. Siamo accompagnati da un consigliere che è Vincenzo Investo che ci ha accolti. Venite. Si trovano nel nord Europa, in altri posti. Allora, avevamo pensato all'idea di fare questo incubatore proprio perché ogni box del genere poteva ospitare una startup. Noi di questi anelli ne teniamo tre, abbiamo l'anello rosso, poi abbiamo l'anello verde, poi abbiamo l'anello giallo, quindi ognuno poteva essere utilizzato per un tema, naturalmente che doveva essere in linea con quella che è la mission del parco, cioè la biodiversità, la dieta mediterranea, piuttosto che il fotovoltaico, oppure le fonti di energia alternativa. E quindi da lì partire con una serie di progetti che potevano far nascere e crescere delle imprese sul territorio. Da ultimo poi in consiglio direttivo abbiamo proposto che questo centro possa ospitare il CNR della dieta mediterranea, essendo il Parco Nazionale del Cilento la patria della dieta mediterranea, quindi ci è sembrato insomma opportuno anche avanzare quest'altra proposta. Prego. E ora per semplificazione vi faccio visitare solo quest'anello, però considerate che ecco, la struttura è tutta come la vedete, veramente realizzata in acciaio e pietra locale, con un sistema infrastrutturale stupendo, oltre ad avere, come vi dicevo, un proscenio naturale che secondo me è uno dei più belli che noi teniamo sul Mediterraneo. Cioè, immaginate qui un campus, è favoloso. A volte, sai, mi viene in mente tutti quanti noi, no? Abbiamo studiato la Monaca di Monza, no? Dante dice cercavano lontano quello che avevano vicino, stava seppellita, Manzoni, perdonate, era seppellita nel convento. Ecco, noi a volte cerchiamo strutture per fare chissà che cosa e quali progetti, quando qui abbiamo un'opera come questa che secondo me... E qua ci sono 120 ettari attorno di proprietà, Oltre. È stato fatto il vivaio... Che proprietà del parco, andato... giusto? Sì, l'ente parco. Proprietà dell'ente sì. Parco. Guardate la struttura com'è, ora Angelo è ingegnere, quindi... ed è tutta realizzata con dei sistemi per il recupero dell'energia innovativi, insomma. Ma dopo possiamo salire anche? Sì, 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 sopra, dopo vi... Allora, qui abbiamo una grande sala che c'è, eh? 100% sostenibile. Sì, 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 sì. No, naturalmente di fronte a voi potete ammirare, insomma, il panorama, eppure... Non so se sono... Abbiamo qui un'area noi abbiamo inteso essere una zona di co-working, perché immaginavamo che nel progetto che dovesse ospitare i giovani e le start-up innovative, sì, perché quello è l'ingresso principale, potesse trovare in questa zona uno spazio di co-working dove poter fare dei convegni, dei seminari, dove praticamente si poteva immaginare di mettere in rete le varie esperienze. Questa area viene attualmente anche utilizzata dalla comunità dei sindaci del parco per fare praticamente le assemblee della comunità. Ripeto, secondo noi questa è una struttura che rappresenta un elemento di forza non solo dell'ente ma dell'intera comunità del parco. Oltretutto immaginate che il nostro parco ha una consistenza immobiliare, il Presidente Tarallo lo può rappresentare, notevole, nel senso che negli anni
ha acquistato strutture immobiliari importanti, Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate è un esempio, questo altrettanto, delle aree che teniamo sul Cervati, dei rifugi, dei villaggi, cioè c'è una rete di beni immobili del parco che se messa in produttività può dare tanto al territorio e può creare le condizioni anche per far lavorare tanti giovani e creare economia. Ho detto già alla precedente amministrazione, avete fatto un errore madornale, qua c'erano gli XLSU che io utilizzavo proprio per la manutenzione di queste proprietà, poi lasciate a se stesse, alcune sono andate in fatiscenza, tipo quello di Rocca d'Aspri, mi hanno detto, che sono diciamo resti, vuol dire, importantissimi, diciamo, di resti, cioè erano veri e propri nuclei rurali molto belli, no? E là è andato un po' così. E quindi le proprietà, io per esempio qua con un GLS1 ne ricavai perfino un olio prezioso a Santa Maria e qua, no, perché li misi a lavorare anche su queste cose qua per fare i prodotti del parco e così via. Sì. Quindi è un peccato perché è un grande patrimonio attualmente non utilizzato, e lasciato un po' alla. Naturalmente, ecco, la corsa da fare è quella contro il tempo, perché questa è una struttura che lì dove viene abbandonata, oggi insomma la trovate sistemata, pulita, perché noi siamo molto attenti e stiamo facendo un lavoro per non farla aggredire dalle intemperie. Però io ricordo quando ci siamo insediati come consiglio, che si veniva da un periodo di commissariamento, tu sai come funzionano, noi commissariamenti abbiamo trovato l'erba che non dico entrava dentro, ma quasi, per cui è una struttura che va messa in produttività. Il combinato disposto di un hub per start-up e start-up innovative insieme a un CNR della dieta mediterranea, perché no aggiungerci qualcosa con l'università, una facoltà che possa essere un master in agraria, boh, non lo so, qualcosa che rientri nel novero dello statuto e della mission del parco, è l'unica soluzione per renderla viva, perché qui la corsa è che o la utilizziamo o le intemperie finiranno per distruggere. Dovesse far venire agraria, perché hanno fatto dei bei progetti di portici, c'è Salerno che ora ha delle porte ambientali e Roma che qui ha fatto i piani naturalistici con professor Blasi, anche con la invenzione, che sono il massimo, diciamo, su questo tema qua. Quindi loro erano da sempre disponibili a portare, come ho detto, master, corsi universitari, formazione, che sarebbe una grande cosa dal punto di vista della qualificazione. Abbiamo diciamo, qui, come se ho capito bene, come volontà, diciamo, politica dei sindaci, c'è comunque un grande interesse da parte di tutti. Sì, come no? Dal punto di vista della regione, penso pure. Ma no, ma allora, intanto tu considera che il parco è sempre un ente nazionale, quindi dialoga direttamente con lo Stato, con il Ministero, per cui non sono molti i punti di contatto con la regione, ma anche la regione e la provincia, cioè chiunque pratichi la buona politica ha interesse a sviluppare una roba del genere. Noi abbiamo fatto dell'altro, il pezzo che visiteremo dopo sopra, che è, diciamo, il casolare storico su cui poi è stato ricavato tutto questo, lo abbiamo adibito a museo che adesso inaugureremo per far sì che possano arrivare anche le scuole e quindi si crea il polo museale, casomai i giovani che incubano con le start-up, il centro di ricerca, un luogo vissuto e quindi lo mantieni pulito, fruibile, ci crei qualcosa, oppure è destinato a una struttura facile da tenere. Ora è bello vedere il vetro, l'acciaio, il legno, ma va curato. Ed è soprattutto, io vi ripeto, il mio primo impatto nel venire qui è stato quello di dire: ma dove sto? Non so se voi avete avuto la stessa impressione, oggettivamente è un'opera futuristica per Germania. Ci sono questo cose. È stato fatto anche un rilievo geobiologico per le onde di Hartmann, quindi ci sono anche dei correttori elettromagnetici qua, cioè una delle proprie strutture insieme a San Maria di Castellabate, che io feci fare personalmente perché ci tenevo a questa cosa. C'è una che ha un architetto della provincia di Napoli che ha Graziana Santa Maria, che ha brevettato il marchio GeoBio. Puoi sviluppare tanto, però devi anche sviluppare i dintorni, altrimenti non c'è il flusso. Cioè un po' come la Silicon Valley, ad esempio. Anche lì si è creato il discorso di rete, e qui magari manca ancora.
quindi dobbiamo puntare anche su quello, altrimenti non possiamo avere l'eccellenza nel mezzo del niente. Questo anche è vero, però tu considera che c'hai qui uno stile che non è quello, come dire, fast, ma è quello del C lento, quindi secondo me è lì che qui bisogna venire. Cioè, non dico che qua dobbiamo portare dei pensatori, no? Ma certamente dobbiamo trovare ed individuare un target che deve essere lontano proprio da dove ci sono grandi interconnessioni, grandi scambi. Io punterei, ecco, proprio su uno stile che possa rappresentare qualcosa di... Non pensatori, ma non pensionati, però. No, il lento è quella, no? Sì, noi su questa opera anche un concorso di idee. Al quale tranquillamente insomma, accendiamo tutto e utilizziamo le risorse magari dell'affitto di quella struttura per finanziare l'attività al parco. Però consentimi una cosa: se noi riusciamo a portare qui dentro l'università, a farci il CNR della dieta mediterranea, a metterci giovani che ci lavorano e ci guadagnano e creano economia, perché ci dobbiamo mettere gli uffici che in qualche modo, voglio dire, sono fini a se stessi, quando noi abbiamo comunque una struttura lì? È più comodo là per i burocrati. Ma no, dai, per i burocrati, per la gente che allora, la gente che amministra il parco deve sentire un'area diversa, deve sentire quei ricercatori che vengono qua, si devono interfacciare. Ma infatti i ricercatori che c'è un palazzo altrove che amministra il parco del Cilento, anzi... chi viene qua si deve immergere. Ma guarda, in questa mentalità. I dipendenti del parco sono gli ultimi ad avere colpe. Sai perché? Perché no, i dipendenti del parco o li metti qua o li metti là. Per loro è la stessa cosa. E allora mettiamoli qua. Ora, mettiamoli qua a collaborare con i ricercatori. Se non facciamo così, i ricercatori non ci verranno mai. Ci verranno. Amministra, se sta bene chi amministra, qui la struttura rimane abbandonata. Sì, sì, sì. Ma ecco qua, questo sta a noi a non farla rimanere abbandonata. Va bene, noi tutti. No, ma figurati. Senti, qui l'unica certezza che teniamo nelle istituzioni è che siamo tutti pro tempore, quindi nulla, soprattutto noi, vorremmo semplicemente lasciare, come dire, un segno positivo, nel senso che uno nel momento in cui ha amministrato un ente dà un contributo per il bene comune. Certo. Ripeto, portiamo l'utilizzazione subito. Ma tempi veramente brevissimi. Scusami, lo stiamo facendo. Io personalmente, come gli altri, ci siamo insediati un anno fa. Ora, amministrativamente parlando, un anno è un tempo davvero breve. Ma poi ti ripeto, dal 5 marzo molto probabilmente toccherà a voi con il governo del paese, quindi io ho solo l'onere e l'onore che me la sto facendo, noi ci proviamo. No, ma ci mancherebbe, ma discutiamo proprio per capire i nodi della faccenda. Ma l'hai già avvisato? Però vengo qua, giustamente questo è il mio comune, non si trova un comune per fare un'attività. Possiamo anche salire. Si trova un buco e poi ci sono strutture dello Stato. Attenzione. Che bel posto, ragazzi. Stiamo scoprendo tutto il Cilento. Del Movimento 5 Stelle. Allora, qui
che è, diciamo, la parte storica, no? La casa su cui poi si sviluppa anche tutto il resto. Abbiamo inteso istituire una parte del museo che credo a breve stiamo completando, verrà inaugurata. Naturalmente è una sintesi che vuole rappresentare la biodiversità che abbiamo nel nostro parco. Il cinghiale è una delle note dolenti del nostro parco, ma insomma anche qui stiamo lavorando come consiglio a trovare una soluzione in modo che possano arrecare meno danni possibili di quanti ne sono stati fatti fino ad oggi. Tant'è che siamo impegnati ancora più di prima a tutelare. Vabbè, oggi mi sembra che ci sta buongiorno a tutti un corso che riguarda la nostra, i nostri carabinieri forestali. Faccio visitare qui. Sì, abbiamo un disturbio. Lo stavo dell'angelo Alessandro, giusto? Alessandro. La nostra dirigente dell'ufficio legale del parco. Quella che mi maltratta a me quando faccio casa. Risposto così. Quella che mi maltratta. No, è quella che ci difende. Me lo puoi dire, comandante di Piaggine, l'avvocato è sempre molto corretto. Sì, assolutamente sì. Buongiorno. Luisa Piaggini. Gatto selvatico. Proseguiamo? Poi qui comunque è abbastanza faticoso, no? Abbastanza grande. No, ma noi ancora ora stiamo facendo un lavoro con Tommaso. Vabbè, sì. Stai chiamando Nicola? Di 12 milioni d'euro per realizzare il tutto fondo, ma invece per il mantenimento, per fare attività? Allora tu consideri che East End, dove riceviamo un trasferimento annuale da parte del Ministero come tutti i parchi, sì. E poi ci sono una serie di progetti su cui noi lavoriamo e che candidiamo, predisposti direttamente o dai ministeri competenti o dall'Unione Europea, che di volta in volta intercettiamo e andiamo a prendere per fare iniziative. Oltretutto degli enti anche tecnicamente virtuosi esce fuori dal patto di stabilità, cioè c'è un'attenzione particolare sulla quale, se governato e amministrato bene, rappresenta per un territorio un valore aggiunto, ma non solo per la tutela dell'ambiente, per la promozione dei prodotti tipici locali, per la promozione dei territori, per i tanti paesini che ci sono all'interno. Poi, un'altra cosa importante è che questo è il parco più antropizzato d'Europa. Il Parco Nazionale del Cilento è forse il più antropizzato d'Europa, il più grande d'Italia, il secondo in Europa per estensione territoriale. E avere un'antropizzazione così forte all'interno del parco vuol dire che tu devi far convivere l'uomo, la natura e la biodiversità, cioè è un esercizio non facile anche nel governo del territorio, ecco perché diventa fondamentale.
e deve diventare non uno strumento di contrapposizione politica tra le parti, ma uno strumento che aiuta, cioè deve aiutare chi ci vive, perché casomai si sente penalizzato dai tanti vincoli, il cinghiale che ti distrugge la vigna, la ristrutturazione che non puoi fare, il turista che viene e vuole trovare i servizi perché è in un parco, quindi vuole la comodità di essere ospitato in strutture che hanno una serie, voglio dire, di accessori, di comodità, di pregio e quant'altro. L'economia è una bella sfida, che secondo me, scusami, qual è il valore aggiunto che teniamo al sud? Al netto del turismo, della cultura, non c'è un altro asset su cui noi dobbiamo investire. È un parco nel quale esistono ben 3 riconoscimenti UNESCO. Cioè, questo è l'unico parco d'Italia, ed Europa, con 3 riconoscimenti UNESCO. La Certosa di Padova, i templi di Pestum e la dieta mediterranea. Cioè, se tu non vai nel mondo a parlare di queste cose, di che cosa devi parlare? Cioè, mi spieghi un motivo diverso da questo per cui la gente dovrebbe venire in provincia di Salerno, nel Cilento, nel sud Italia? Non c'è. Questo dobbiamo intercettare anche. Però bisogna lanciare. Questo dobbiamo intercettare. E soprattutto io mi auguro che, tra virgolette, una nuova generazione impegnata in politica, a prescindere dalle appartenenze, lavori a fare questo. Noi ci siamo. Ecco perché io sono particolarmente felice di questa giornata, di avervi fatto visitare questa eccellenza, che sta a voi che vi candidate a rappresentare le istituzioni, farla vincere. Noi ringraziamo il consigliere Vincenzo Inverso che ci ha oggi portati qui nel parco, è la prima volta, e lo ammetto, è grave perché ci sono sempre stato all'interno, ma questo posto non l'avevo mai visitato, quindi è stata una bella sorpresa, e sicuramente il nostro impegno sarà quello di valorizzare questo territorio e le risorse che ha. Grazie per averci seguito e diffondete queste informazioni che sono veramente utili. Ci vediamo più tardi alla prossima diretta in giro con il Rally Salerno.